Salve a tutti, io sono Michele e oggi farò la recensione, video, recensione di Anedoki. Anedoki sono usciti tre volumi, uno, due e tre, mi è scaduto uno, vabbè. Edito dalla Planet Manga al prezzo di 4,30 euro, tutti e tre volumi. L'autrice è Mizuki Kawashita, che tutti conoscete per, cioè, se la conoscete ovviamente, per aver scritto, per aver realizzato 100% Fragola e anche First Love Limited. 100% Fragola ha anche fatto una recensione, ecco. Vorrei ricordare che non ha sovracopertina né pagina a colori e niente. Edito dalla Planet Manga, ovviamente. Qua aveva anche si è compiuto 50 anni. Sì, è uscito durante. Sì, tutti e tre sono usciti durante il compimento dei 50 anni della Planet. E ci vorremmo anche ricordare che il primo volume, non so se, cioè, io so che a molti è successo, che hanno trovato fallato. Bene. Cioè, durante i suoi 50 anni la Planet fa una cazzata del genere. Beh, cosa c'è da aspettarsi da una Planet? Beh, ci volevano fare questo regalino per i loro 50 anni. E niente. Cioè, niente. Vabbè, questo non è quello fallato, perché quello fallato l'ho lasciato in fumetteria, cioè gliel'ho regalata alla fumetteria, questo non lo so, ho dovuto ricomprare io, non mi andava di aspettare quindi. E vabbè, parliamo del manga. Allora, tutto inizia con questo ragazzino qui, Kota. Ma che cazzo, oh, ma che, vabbè, scusate. Con questo ragazzino qui che ora non so dove si vede meglio. Vabbè, si vede un po' meglio da tutte le parti, ma uno in cui c'è una pagina intera. No, vabbè, questo ragazzino qui, Kota, durante, sì, un giorno per la strada incontra questa bonazza qua, che è una liceale, sì, liceale, che la, diciamo, lo fe lui si ferma a guardarla, a fissarla, bla bla bla, col gelato in mano, lei gli va incontro e diciamo che come si dice? No, cioè, come dire, gli fotte il gelato. E vabbè, dà una leccatina. È brutto dire leccatina, vabbè, una leccatina al gelato e lui scappa via. Dopo un giorno forse, credo. Il padre gli dice che deve andare, cioè se n'è andato per motivi di lavoro e quindi starà fuori per un po' di tempo, per motivi di lavoro, sì. E questa ragazza sente tutto e quindi decide di andare a vivere da lui, cioè si trasferisce così, cavolo di cane, perché si sente in debito. Scusate per il mio commento, ma io dico, cioè, per un gelato uno si sente da fare da schiavetto verso schiavetta persona, ma vabbè. E vabbè, lei diciamo che lo aiuta, sì, a vivere da sola, finché non c'è il padre. E allora
c'è la convivenza tra loro due, e poi si svolge che, cioè, la storia si svolge che comunque lui è innamorato di quest'altra studentessa che ora ve la mostro. Sempre. Vabbè, questa ragazzina qui, ho preso. In poche parole, diciamo che comunque lui trova sospetto l'atteggiamento di questa ragazza qua, che comunque non va a scuola, poi tipo trova un sacco di soldi nella sua borsa, quindi decide un giorno di pedinarla e vabbè. E all'inizio si ferma davanti a quei club dove cioè quei posti dove puoi stare con delle ragazze giovani che ma comunque si fanno toccare, diciamo, fanno da intrattenimento, ecco. Tipo escort, sì, forse è e niente, però poi vede che va più avanti, va e scopre che cioè, poi diciamo che gli dice che aveva capito che lo stava seguendo. E vabbè, dopo diciamo che quella ragazzina di prima, questa qui, aspetta, diciamo che non è così, si innamora di Coda perché la salva, diciamo, e niente, lui però alla fine, dopo qualche volume, arriva anche la sorella ad abitare, ovviamente, perché è normale che una, cioè, che due ragazze vadano così a cazzo di cane ad abitare a casa di un ragazzino. Ecco, questa è la sorella. E vabbè, comunque alla fine finisce che, come dire, lui si dovrà trasferire, cosa? Finisce che si deve trasferire, cambia casa e diciamo che ci lascia con una ragazza liceale di 17 anni, sì, forse, che dà un bacio a un ragazzino di 10, 11 anni, 12, un po'. Poi dopo 10, no, non esageriamo con gli anni, dopo qualche anno, penso, cioè, sì, dopo qualche anno, 5 forse, vabbè, è passato qualche anno, diciamo che nella stessa via dove si sono, cioè, secondo me sì, è bella come scena l'ultima del volume 3, perché in poche parole si rincontrano nello stesso punto dove si sono incontrati la prima volta e nello stesso modo anche, cioè lei gli chiede il gelato e lui, e così finisce, sì, fa bello, dai. Beh, dai, Anedonki, diciamo che, allora, 100% fragola, beh, è bello, cioè, no, è fantastico, 100% fragola. L'unica cosa che forse alla fine non me l'aspettavo. No, non me l'aspettavo, in verità. Vabbè, comunque, Anedonki alla fine, come First Love Limited, è un po' molto simile, direi uguale, no, simile, sì, uguale è possibile, molto simile a 100% Fragola, ma comunque è sempre bello, cioè, mi piace sempre il tratto, il disegno, comunque anche la storia è bella, non è che sia brutta, comunque sono solo tre volumi, tanto.
Comunque consiglio a chi non avesse mai, diciamo, mai letto. Che sta a fare? Che sta a fare? Chi non avesse mai letto un'opera di questa autrice che mi piace molto, mi piace molto. Consiglio di prendere comunque Oane Doikyo Fist Love Limited, che sono diciamo delle opere molto corte. Infatti Fist Love Limited è di 4, che ce l'ho là, e Oane Doikyo è di 3. 100% Fragola è molto più lungo e comunque cioè io ho notato che comunque lo stile è un po' più vecchio, comunque molto, diciamo che questo qui è molto migliorato, sì, questo di Oane Doikyo, perché è l'ultima opera uscita. 100% Fragola è un po' più vecchio, sì, è mille, no, non esageriamo, non spariamo data, comunque consiglio di leggere, per chi non avesse mai letto un'opera di questa autrice, consiglio Oane Doikyo o Fist Love Limited, e poi se gli piace di leggere 100% Fragola. Però consiglio più di più 100% Fragola di questi due titoli che ho detto, perché 100% Fragola è, mi sa che è il primo shoujo che ho letto, sì, penso, ed è magnifico, stupendamente bello. Ci vuol dire? Boh. E vabbè, per questa recensione è tutto, da Tubo Originale è tutto. No, sì, penso che sia tutto. Penso, sì. Niente altro da dire. Cioè, penso di tutto. Nerina. Vi lascio al prossimo video, che non so quale sarà, ovviamente. E ciao a tutti.